Aspettare che sia l'altro a salvarci è un modo di rinnegare quello che è il nostro innato potere. Vedi, dentro di noi ci sono tutte le risorse, dentro di noi c'è tutto il potenziale. Quando siamo bambini siamo in una condizione di necessità. Abbiamo bisogno di cura, di affetto, abbiamo bisogno di amore, di attenzione, abbiamo bisogno di, eh, di sicurezza, di tranquillità, abbiamo bisogno di tutta una serie di cose che non possiamo generare da noi stessi. Perché? Perché, eh, perché non, non sappiamo ancora mantenerci, non abbiamo ancora tutta quella serie di conoscenze che ci permettono poi di vivere nel mondo, eh, siamo indifesi. Però vedi crescendo, diventati adulti, a volte capita di mantenere quello stesso atteggiamento del bambino, quello stesso atteggiamento del bambino insoddisfatto che non ha ricevuto, ahimè da bambino, tutte le cose che doveva ricevere e che ancora si aspetta che siano gli altri a fare le cose per lui. Questo atteggiamento è un atteggiamento eh, molto limitante. È un atteggiamento che eh, ci debilita, è un atteggiamento che nel lungo tempo può generare solamente in noi frustrazione e di fatto eh, non ci permette di, eh, di, di soddisfare quelli che poi sono effettivamente i nostri bisogni. Quello che vorrei dirti oggi in questo incontro dei momenti per crescere è che arrivati ad un certo punto della vita, a prescindere da quello che è stato il la traiettoria di vita che ci ha portato ad essere ciò che siamo oggi. Eh, salvo casi molto particolari dove magari ecco, ci sono proprio delle problematiche talmente consistenti che è necessario più un aiuto, un supporto, un sostegno, un lavoro magari più specialistico, una psicoterapia, un lavoro, eh, una, un lavoro di crescita più approfondito. Eh, ma ciò, ciò che conta a un certo punto della vita è prendersi la responsabilità di se stessi questo può portare poi magari anche ad intraprendere un percorso e lì ci sta chiedere aiuto, a farsi aiutare, eh, ricevere supporto, sostegno, ma il fine anche di questo chiaramente non è quello di rimanere in questa posizione passiva dove si aspetta che sia l'altro a guarirci, l'altro ad aiutarci, ma il fine di questo e arrivare ad una condizione di presenza consapevole di se stessi, dei propri limiti, delle proprie difficoltà e del proprio impegno nel contempo a voler migliorare, a voler crescere, a voler trasformare la propria vita, a divenire sempre più in grado di eh, badare a se stessi, di essere autonomi nella nostra esistenza. Noi siamo esseri relazionali, nasciamo e cresciamo nelle relazioni, le relazioni per noi sono importantissime, per cui non possiamo dimenticarci di questo o ma nel contempo eh, dobbiamo imparare a, eh, a trovare le nostre fonti di benessere, il nostro nutrimento. È come un bellissimo albero che cresce in mezzo ad una bellissima foresta ed è stupendo stare nella foresta con gli altri alberi, e poi arrivano gli uccellini, gli scoiattoli. Cioè, però ogni albero ha il suo pezzo, ha, il suo, ha, la, ha la sua eh, struttura, ha le sue radici poi tutti attingiamo dalla stessa madre terra, va bene, però ecco, eh, riuscire ad attingere da sé, da quelle eh, trovando in se stesse quelle fonti del benessere, quelle fonti del potere è davvero importante. Mantenere invece quell'atteggiamento passivo in cui ci aspettiamo che sia l'altro ad aiutarci, che sia l'altro a sostenerci, che sia l'altro a, a provvedere per noi, è un atteggiamento che Ecco, magari in alcune fasi della vita, della crescita quando sei bambini o da adulti, quando si è davvero in una fase problematica, ci può stare, ma che poi devono essere superate al fine di arrivare a sviluppare davvero quell'autonomia, quell'indipendenza necessaria che, eh, che davvero ci permette. Porco, ciascuno con le sue difficoltà, però di vivere quel senso di completezza, di vivere quel senso di autonomia, di vivere quel senso anche di libertà e di bellezza che, eh, che davvero poi nella vita eh, ci, ci fa sentire sereni, ci dà un senso di, eh, di grande e profonda eh, soddisfazione. Per cui ecco se ti dovesse capitare di trovarti a volte in quell'atteggiamento in cui ti aspetti che siano gli altri A, ah, che sia. Ecco, prova a volte a cambiare prospettiva, magari imparando a comunicare meglio con gli altri, magari imparando eh, tu per primo a, a mettere a posto le cose, a sistemare le, eh, le dinamiche che si stanno creando, a, a, ad affrontare eh, le tante piccole prove della vita. Perché ecco se riuscirai a fare questo, se riuscirai a riportare a te il, il potere di fare queste cose, appunto andrai a eh, riacquistare la tua energia, la tua forza e più riuscirai poi a coltivarla, più questa crescerà, permettendoti poi nella vita di eh, realizzare in armonia con tutti gli altri ecco ciò che per te è davvero importante.